Roma è sempre più verde e più ricca di biodiversità di quanto potessimo immaginarci, e anche meno inquinata. A rivelarlo è il primo report di Api in Città, il progetto che effettua il biomonitoraggio in ambiente urbano attraverso l'uso di api sentinella della specie italiana. Presentato presso il Bioparco di Roma e realizzato con la collaborazione di Roma Capitale, il Comando Generale dei Carabinieri Forestali e la FAI Federazione Apicoltori Italiani, il progetto ha sino ad ora fatto riscontrare tre importanti fattori. Il primo, un'esperienza di biomonitoraggio ambientale, è importante per conoscere lo stato dell'ambiente della nostra città, che si assomma a quello che è naturalmente il contributo importante delle centraline per il monitoraggio per appunto l'inquinamento della città. E in secondo luogo un'esperienza importante di sensibilizzazione dei cittadini a questo mondo straordinario appunto delle api, che è un mondo che ci insegna in termini appunto di vita sociale, di capacità esprimere un modo di leggere il territorio, e in terzo luogo un modo per valorizzare la biodiversità della città. Attraverso questa esperienza è stata fatta una mappa floristica che ha individuato addirittura delle specie rare. Le stazioni di monitoraggio sono quelle esistenti, un'esperienza quindi a costo zero ci consentirà appunto di conoscere come sanno fare le api, delle indicazioni importanti per tutelare il nostro ambiente. Cosa abbiamo trovato in un anno di attività? 150 solo ad oggi specie botaniche di elevato interesse. Stiamo dicendo che Roma Capitale è un territorio ricchissimo di biodiversità vegetale e che le api trovano questo come un ambiente utile e talvolta di maggiore interesse. Abbiamo poi avuto la curiosità di andare a vedere che tipo di impatto avevano i metalli pesanti, soprattutto quelli che l'Unione Europea ci impegna a tenere sotto controllo. Il piombo tra questi, primo tra questi. Beh, siamo 5 volte sotto i valori di legge che la normativa europea prevede. Se è vero quindi che le api c'erano prima di noi e continueranno ad esserci anche dopo, il fatto che le città, specialmente quelle storiche come Roma, si stiano rivelando un terreno più florido che angusto per loro, può rappresentare la chiave della nostra sopravvivenza.